Eccoci qua per commentare ancora una volta la vittoria della Domusbet Catania Beat Soccer 12-4 su Ecosystem Panarea, squadre già qualificate entrambe, grande spettacolo all'Arena Santa Fe per l'ultima gara per i rossazzurri di Della Negra, che adesso penseranno alla Final 8 scudetto per cercare di centrare il tricolore. Una partita, dicevamo, per lo spettacolo, subito in avvio grandissime emozioni con il gol di Ortolini, il destro perfetto di Raffaele Ortolini, che continua a segnare e a dare spettacolo. Poi Del Mestre volava sotto l'incrocio a respingere la rovesciata di Maci, c'era spazio poi per il pareggio immediato da parte dell'Ecosystem, che batteva Del Mestre nell'unica disattenzione. E poi guardate cosa fa Ortolini, rovesciata volante spettacolare in alto in cielo per il gol del 2-1. Catania dava spettacolo, Gabriel da fuori una sassata incredibile dal limite dell'aria per il gol del 3-1. Intervallo, Della Negra non voleva cali di concentrazione, e cali di concentrazione non ne dà alla formazione, perché Zurlo approfitta subito dell'errore del portiere a mettere dentro la quarta rete per la formazione di Catania. Poi Daniele Bosco si fa anticipare da Befode e Bafodè mette dentro il gol del 4-2 per cercare di riaprire la gara, appunto riaprire, perché si concede Ciarelli la parata prima del gol però ancora di Bafodè per il 4-3. Gara riaperta? No, per Catania, perché prima Ortolini prova e mette invece poi dentro Palazzolo sulla respinta del portiere, gol anche per il numero 7 catanese per il punteggio che va ancora in favore di Catania sul 5-2. Ancora Catania, ancora Ortolini, ancora Palazzolo, ancora Ortolini, perché il duo sigla il gol del 6-2 per il del 6-3, scusate, per il più 3 per Catania. Catanzaro poi ci provava dalla distanza, ma c'era il rimbalzo stavolta che favoriva Palazzolo per l'ennesimo gol. Catania non si fermava, e stavolta era Gabriel a offrire a Zurlo uno dei più facili dei gol per l'8-3 e l'essere dilagante da parte di Catania. Non si fermava la formazione di Della Negra neanche nel terzo tempo, con Bosco che cogliava una traversa clamorosa, poi Platania provava la conclusione che finiva alta, non c'erano cali di concentrazione neanche per Bafodè, che siglava la sua tripletta personale mettendo a sedere Ciarelli per il quarto gol per la formazione calabrese. Ma c'è ancora tempo di gol e spettacolo per la formazione rossoazzurra, che continuava a rimpolpare il suo score. Lo fa con Zurlo, diagonale secco, e ancora lui, Zurligno, a siglare il gol per tenere testa a lui, a Raffaele Ortolini, che si girava ancora una volta, stavolta era ancora Zurlo a mettere la palla dentro. Poi rigore parato da Ciarelli, gloria per il portiere brasiliano, al secondo rigore parato in tappa, non dava ossigeno ancora a Catanzaro, e Catania poi chiudeva in bellezza ancora con Ortolini, che metteva dentro il suo quarto sigillo della partita, e poi si chiudeva il tutto ancora con una grande rasoiata, stavolta era ancora Nico a firmare il gol del 12-4. Catania adesso pensa alla Final 8.